Wow, devo ammettere che era un po' che non tornavo su questa schermata. Ad ogni modo, Cooge, benvenuti in questo nuovo e finalmente direi anche che era ora video reclutamento per Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. È passato un po' di tempo, ci ho messo un po' a farlo. Davvero, ero talmente impegnato che l'ho lasciato da parte questa serie, ma ad ogni modo oggi è tornata in gran spolvero. Personaggi di oggi, avete letto dal titolo, Feirune e Canon Evans. Sono semplicissimi da reclutare. Per farlo però bisogna prima reclutare altri 5 giocatori dalla stessa community di reclutamento. Questo perché il gioco è cattivo e ci vuole far reclutare tanti altri personaggi prima di passare a quelli che noi amiamo di più. Andiamo a vedere questi 5 personaggi, di cui uno l'abbiamo già reclutato, ovvero Automark. Quindi, se non avete visto quel video, andatelo a vedere e poi dopo potrete tornare qui e reclutare gli altri 4 che mancano insieme a me. E poi dopo reclutare anche Feirune e Canon Evans. Cominciamo quindi con il primo giocatore. Il primo giocatore che andremo a reclutare è Bigsy. Per Bigsy abbiamo bisogno del manubrio invincibile come primo oggetto. Dovete affrontare i maestri di arti marziali, che si trovano nell'area palestra della Raimon, più precisamente in questo punto. Sconfiggeteli finché non vi rilasciano l'oggetto manubrio invincibile. Il secondo oggetto che ci serve invece è dispositivo mediocre. Questo secondo requisito si prende dalla squadra Willings, che è una squadra che si trova nella route della persona ombra, che si trova su Fala Morbius, eccola qui. Sconfiggetela finché non vi rilasciano dispositivo mediocre. Il terzo requisito è una foto che abbiamo già visto in altri reclutamenti, ovvero la foto dell'equipaggiamento per allenarsi. Si prende agli appartamenti Windsor, nella stanza 203, eccolo qui. L'ultimo requisito invece è un record. Come sempre, se guardate le immagini sapete come andare a controllare i record, che devono essere assolutamente registrati per far sì che si possa appunto accedere all'ultimo requisito di questo giocatore, che è chiamata ai forzieri del tesoro. Come si ottiene questo record? Si ottiene aprendo almeno 100 forzieri che trovate sparsi per tutta quanta l'area di gioco, ovvero quelli blu, quelli argento e quelli oro. Il secondo personaggio che andremo a reclutare è Spikey. Per Spikey abbiamo bisogno dell'asciugacapelli amichevole. Sì, è un nome un po' strano per un asciugacapelli, però è amichevole e si prende dai Dreamhairs, che si trovano in questo punto al giardino del calcio di Odaiba. Batteteli finché non vi rilasciano questo oggetto. Anche per lui avremo bisogno del dispositivo mediocre, che si prende appunto dai Willings, l'abbiamo visto anche per Bigsy. Il terzo requisito è una foto, si prende alla casa di Riccardo ed è il quadro che incontriamo proprio davanti alle scale, eccolo qui. L'ultimo requisito è un argomento che si prende alla Raimon del presente. Parlate con questa ragazzina e vi darà il topic grandi acconciature. Il terzo personaggio è il dottor Cryptix. L'abbiamo visto diverse volte in Inazuma Eleven Go Chronostones. Lui è molto semplice da reclutare. Per prima cosa dobbiamo trovare la scatola di attrezzi del veterano. Si prende dagli Strange Hats, che si trovano qui al fiume di Inazuma, e batteteli finché non vi rilasciano appunto questa scatola di attrezzi del veterano. Il secondo oggetto invece è dispositivo mediocre. Si prende dalla squadra Willings, che abbiamo già visto anche per gli altri due personaggi. Il terzo requisito è un topic, ovvero puzzle difficile. Si ottiene da questo ragazzo alla Raimon. L'ultimo requisito è anch'esso un argomento, che si prende da questo colletto bianco vicino agli appartamenti Windsor. L'argomento è computer all'avanguardia. Il quarto personaggio è Creepy. Si chiama Creepy, non è che è spaventoso, è proprio creepy. E dopo questa parentesi super cringe, andiamo a vedere di cosa ha bisogno. Ha bisogno delle maschere spaventose, che si prendono dai Visual Kei, che non sono i cereali, vicino agli yacht di Odaiba, da questa squadra qui. Il secondo oggetto che ci serve è dispositivo mediocre. L'abbiamo visto anche per gli altri tre. Il terzo requisito è la foto dei fiori rossi. L'abbiamo già visto per l'altro personaggio e si prende a casa di Riccardo. L'ultimo requisito è anch'esso una foto ed è pentola fumante. Questa foto si prende in questo punto di Odaiba, al centro commerciale.
Il quinto personaggio l'abbiamo già visto in un altro reclutamento ed è Automark. Se non avete visto quel reclutamento vi consiglio di andare a rivederlo, così almeno avrete anche il quinto personaggio e potrete reclutare sia Feyrune che Canon Evans. Andiamo a vedere intanto Feyrune. Per Feyrune, come tutti gli altri personaggi che abbiamo visto, ci servirà dispositivo mediocre, che si prende appunto dai Willings, nella rotta dell'uomo ombra. Poi andiamo alla Raymond del presente e prendiamo la foto del vecchio cartello del club di calcio. Avete presente quella in legno con la scritta club di calcio? Bene, fategli la foto ed ecco il secondo requisito. Per il terzo requisito, anch'esso una foto, dobbiamo scattarla alle statue delle dee del calcio. Si prende appena usciamo dalla stazione di Riverside. Mentre l'ultimo requisito, anch'esso una foto, è quello di scattare appunto questa foto al pallone da calcio di Vladimir. Vladimir si trova al primo piano dell'ospedale di Inazuma City. Andiamo lì e scattiamo una foto al suo pallone da calcio. Ora passiamo a Canon Evans. Per Canon Evans abbiamo bisogno della miniatura del caravan. Avete presente quello dove Mark e compagni usavano stare quando viaggiavano per tutto quanto il Giappone durante la saga degli alieni? Bene, si prende dalla squadra Legend 2 Nensei nella route del professor Wintersea. Questa squadra qui, per la precisione, si trova nel vecchio club di calcio del passato. Questa squadra però si trova nella fila di sopra dell'amichevole di Wintersea. Come si fa per accedere alla fila di sopra? Ci vuole un biglietto. Questo biglietto vi viene dato una volta che avrete sconfitto tutte le squadre della fila sottostante di Wintersea, ovviamente. Quindi sconfiggetele tutte e potrete ricevere il biglietto per affrontare la fila superiore. Il secondo requisito è la rivista di calcio rovinata. Si prende dai Nosy Nos nella route di Satoko, che è questa qui. Batteteli finché non vi rilasciano questo oggetto. Sono abbastanza semplici da sconfiggere, sono di livello relativamente basso, quindi ve la fate in scioltezza. Per poter però affrontare il percorso di sinistra di Satoko, bisogna prima trovare un forziere del tesoro, e dentro questo forziere c'è il biglietto per il match per la fila di sinistra. Dove si trova però questo biglietto, questo forziere? Si trova alla ruota panoramica di Odaiba. In questa zona qui basta cercare un forziere e c'è il biglietto dentro. E anche per lui, come per tutti gli altri personaggi, dispositivo mediocre dai Willings. E come per Feyrune, la foto della vecchia insegna del club di calcio. Quindi Raymond del presente, scattate la foto e bang, avete tutti i requisiti su come reclutare Feyrune e Canon Evans e anche gli altri 5 personaggi, altrimenti senza i quali non sarebbero apparsi questi ultimi due. Bene Cuggi, il video termina qui, io spero che vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a reclutare questi giocatori, dato che molti mi avete chiesto Feyrune e mi avete chiesto però anche Feyrune in Miximax con Big e con Tyrant, ovvero la mamma di Big, che dovrebbe essere boss se non sbaglio in italiano. Ad ogni modo, quelli arriveranno, ci sto ancora lavorando, il fatto è che ci vogliono tantissime monete d'oro per trovare tutti quanti le amico card che servono per reclutare appunto questi personaggi più particolari in Miximax. Queste monete d'oro si prendono battendo le squadre a livello S più facilmente, però ragazzi devo davvero trovare il tempo di giocare, dato che ne ho molto molto poco, specialmente ora che arriva Pokémon Spada e Scudo. Ma non preoccupatevi, i reclutamenti torneranno come sempre ho detto, appunto continuerò a farli, non si fermeranno mai. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!